Quando si dice di necessità far virtù, coach, quest'oggi eravamo senza David Berkic, il nostro capitano, senza Panezio, rientrava Frassinetti, ottima comunque la sua prova, poi abbiamo visto altri due giocatori giovanissimi a ergersi assoluti protagonisti dopo Filippo Rossi contro Faenza. Parlo di Trapani e parlo di Tarik Kairovic. Sì, noi non stiamo lì a ripetere sempre le stesse cose, le difficoltà fisiche le abbiamo avute all'inizio dell'anno e naturalmente non è che ci possiamo fermare e aspettare che recuperino tutti e blocchiamo il campionato, dobbiamo andare avanti e provare a fare altre cose. I ragazzi sono dimostrati molto pronti anche oggi, le partite alle volte ci servono proprio per provare le cose che dovremmo provare in allenamento, perché in allenamento non avendo un organico al completo diventa molta didattica, invece durante la partita riusciamo a provare cose che magari in allenamento abbiamo provato. Oggi per esempio siamo andati all'improvviso dopo un time out, ho chiesto di fare un raddoppio dal post alto per andare a raddoppiare Malagoli che stava incominciando a diventare pericoloso. È un cambio a due tra lunghi più un aiuto al lato posto, cioè una cosa che devi preparare abbastanza in allenamenti, i ragazzi sono stati molto veloci, svegli, farlo subito. E anche l'attacco alla zona, che abbiamo dovuto attaccare la zona a 30 minuti, solitamente non riusciamo a farlo, l'abbiamo fatto durante la partita, quindi le partite alle volte ci servono per l'allenamento, perché è l'unica occasione che abbiamo per essere competitivi e trovare un quintetto che ci dia, come dire, alzi il livello dell'agonismo. Per fortuna la squadra riesce a rispondere bene, non è semplice perché molte cose riguardo all'apprendimento hanno bisogno di ripetizione, ripetere a un certo livello, non riuscendolo a fare si può perdere anche la fiducia in quello che uno sta facendo, invece la squadra si dimostra sempre ogni singolo giocatore molto attento, concentrato e con tanta fiducia nello staff tecnico che poi si rivede anche in campo. Secondo me la differenza poi l'abbiamo fatta un po' alzando l'intensità in difesa, rubando qualche pallone e andando in campo aperto, questo ci ha dato fiducia anche in tutte le cose che facevamo dopo. Volevo chiederti una cosa su Frasso, che è rientrato, prima parte molto bene, poi magari anche fisicamente. Sì, anche con Frasso la progressione del suo lavoro non prevedeva oggi che potesse stare in campo, perché ha fatto mezzo allenamento agonistico con la squadra, oltretutto marcato da un ragazzino molto interessante del 2004, sì, della Casale, della Virtus di Cesena. E quindi la progressione avrebbe detto settimana prossima fare un paio di allenamenti con agonisti, con tutti, con quelli più grandi, più bravi, un amichevole e vediamo come va. In realtà non è che abbiamo rischiato più di tanto, però gli mancavano 6 mesi di pallacanestro, di giocato vero e proprio, praticamente non l'ha mai fatto. Si è sbloccato dopo un po' e quei suoi canestri ci hanno dato anche un po' più di animo un po' a tutti. Mette sul pallezzo, si alza con la tripla mancina! È il Frasso! Matteo Frasso! Frassinetti! Sugli infortunati invece come la situazione? Fortunati al momento, secondo me, se procediamo come stiamo andando, David da martedì che sta facendo tutto un lavoro differenziato per mettere a posto tra virgolette il ginocchio, e da martedì dovrebbe iniziare a muoversi un po' con la squadra, non so quanto. Planezio, la parte metabolica, fisica, riesce quasi a farla completamente prima che inizi, secondo me, con la squadra, credo un altro paio di settimane. Vediamo, quella è un'infiammazione, un problema che tra virgolette è soggettivo ai suoi tempi, però da quello che mi dice lo staff medico potrebbero anche velocizzarsi da un momento all'altro.